La mia vicenda giudiziaria nasce in seguito ad una fase della mia azione politica nella quale avevo messo in pericolo gli equilibri regionali e probabilmente era stata posta una taglia sulla mia testa. Ci sono molte coincidenze sia rispetto ai tempi sia riguardo a certi interessi e connessioni che avevo denunciato nelle mie battaglie politiche. Nel tempo la mia presa di posizione su determinati argomenti ha allarmato sempre di più certi personaggi che non erano sicuramente disinteressati. Si presenta senza filtri Cateno De Luca, capogruppo del gruppo misto all'Arma, e il leader di Sicilia Vera nel presentare al Palacultura il suo libro La Lupara Giudiziaria, edito da Armando Siciliano Editore. Ma come è giusto in uno Stato di diritto criticare ovviamente nelle forme giuste quelle che sono il funzionamento o il non funzionamento delle istituzioni, io mi sono permesso di scrivere quella che è stata una mia esperienza amara in relazione a oltre 7 anni di procedimenti penali. Ho evidenziato quello che non funziona per esperienza vissuta e non credo che questo possa, in uno Stato di diritto, rappresentare uno scandalo. Infatti in questo libro ho riportato anche il mio stupore nei confronti dell'Associazione Nazionale Magistrati rispetto a una presa di posizione, possibilmente su una storia di cui non conoscono completamente il contenuto, il che conferma che siamo sempre di fronte alle solite cose. La casta che reagisce per difendere l'indifendibile senza conoscere il merito poi delle vicende. Mi auguro che anche da questo punto di vista questo mio modesto contributo, che non è altro che uno spaccato di vita, possa contribuire a normalizzare il clima, e cioè che le istituzioni operano attraverso uomini e donne, e non è detto che questi uomini e donne, solo perché rappresentano la magistratura, non sbagliano mai. Non è vero. Presente anche l'editore del testo, Armando Siciliano. Non ho letto tutto il libro naturalmente e ci sono varie cose che non quadrano assolutamente, cioè nel senso che ci sono tante cose che poi non si riescono a capire perché si arrivi a giungere a questo, quando si potrebbe eliminare tranquillamente la persecuzione. Ma forse più che guidata la politica c'è a monte chi guida sia la politica che la magistratura, perché qua quello che lui denuncia principalmente è l'affare massonico che domina completamente sulla città, e non è una cosa nuova. Mi ricordo che ne ho parlato quasi 20 anni fa, ne è arrivato un nuovo prelato a Messina e in una nostra discussione la prima cosa che mi ha chiesto è proprio questa: quanto secondo me la massoneria poteva incidere sul governo della città, non solo sul governo, anche sull'impedimento della città a crescere.